Uomo e galantuomo di Edoardo De Filippo della Compagnia Campana di Oscuri è stato il terzo appuntamento della rassegna di teatro e musica Prima Fila, evento organizzato dall'Associazione Culturale 900 Teatri con presidente Luisa Giannotti per la direzione artistica di Benedetto Castriota. Il testo di Edoardo si gioca molto sul sottile filo che separa realtà e finzione, passando attraverso la pazzia per bisogno e fame o per opportunità ed etichetta sociale. Uomo e Galantuomo è un testo molto particolare. Noi abbiamo voluto giocare, innanzitutto ci siamo immersi nelle varie edizioni, perché come tu ben sai, Edoardo ha fatto varie versioni di vari testi, di varie commedie. Anche per esempio di Natale in Casa Cupiello ci sono almeno tre versioni che lui ha pubblicato all'Einaudi. Così è successo anche con Uomo e Galantuomo. Ci è piaciuto leggere, approfondire e soprattutto valorizzare quegli aspetti dei due testi originali di Edoardo che secondo noi appunto erano importantissimi. Quindi grande rispetto dell'autore, grande rispetto del testo che è stato integralmente messo in scena, ma il taglio registico è molto particolare. Oh, caro Don Gennaro, io mi feci venire qua perché conoscevo il proprietario del teatro e per farvi fare delle recite. Ma santi Dio, voi avete messo un albergo sotto sopra, addirittura avete steso il bucato qui su. Il bucato, quelli sono i costumi di scena, biancheria artistica. Comicità, drammaticità, attori, personaggi, uomini, galantuomini, nobili, plebei, ricchezza, miseria, verità, menzogna. Quanto è coraggioso mettere le mani, anche se solo a livello registico, su mostri sacri del teatro, che poi non è stato solo teatro, molti testi di Edoardo sono stati anche portati in televisione, quindi diciamo che tagli sono già stati fatti dal punto di vista televisivo, ma quanto è coraggioso farlo nel teatro? Io credo e ritengo da buon campano che per dare valore a un autore come Edoardo, che è stato grandioso dal suo punto di vista, sia come autore, sia come attore che come regista, per poterlo valorizzare e renderlo universale al giorno d'oggi, occorre fare dei tentativi coraggiosi come quello che abbiamo fatto noi. Personaggi attori, attori personaggi sani che si fingono pazzi e pazzi che tornano sani, fratelli veri e fratelli finti, madri vere e madri finte, padri legittimi e padri illegittimi si susseguono sulla scena, intrecciando l'una nell'altra vicende speculari. Commettete un errore. Io non arresto. Lo porterò in una bella casa dove ci sono tanti buoni amici suoi. Quanti amici? Uè, ci sta pure un bel giardino. Ma voi parlate del manicomio. Oh, insomma, io non sono pazzo, non mi fate perdere la bussola, eh! La maschera che domina la scena ricorda il continuo sdoppiamento dell'essere umano stesso tra finzione e realtà. Così il piano luci, così la scenografia vuota piena che delimita gli spazi fisici e mentali, lasciando comunque intravedere, così la biancheria artistica costantemente presente e agita in scena. 10 attori che interpretano 16 personaggi, quindi sono anche doppie parti, va volute anche come scelta, no? La varietà dell'umanità viene rappresentata anche attraverso il fatto che in scena siamo attori, siamo personaggi, ma siamo anche esseri umani, per cui ci stanno cambi scena a vista, ci sono cambi d'abito a vista, quindi si è tutti presenti e quindi ci sta il vedere e il non vedere. Su questo doppio binario si è mosso anche questa volta il lavoro di ricerca di teatro dei Dioscuri, sospeso a metà tra la tradizione e il tradimento. Un giudizio su questa serata, un testo teatrale abbastanza conosciuto, con una rivisitazione dal punto di vista proprio della regia. Sì, da quello che ho potuto arguire, insomma, il taglio è molto pirandelliano perché si inizia con la maschera, si finisce con la maschera. Insomma, abbiamo, come dire, ci siamo soffermati proprio su questo binomio e ci è piaciuto. È una commedia carina, simpatica, un bel modo di passare una serata. Loro sono stati bravi. È stata una bella interpretazione moderna, ha dato un taglio scenico significativo, d'impatto. Ho visto questa, diciamo, versione che hanno fatto di taglio moderno dell'Uomo e lo Galantuomo di Edoardo De Filippo, per cui è stata anche molto originale e interessante da partecipare e da ascoltare. Un testo rivisitato dal punto di vista della regia, è un testo che avete fatto anche voi, come l'hai trovato?
Sì, no, no, è stato molto interessante perché alcuni spunti effettivamente creavano qualcosa di particolare, di diverso, il fatto di essere in scena, di cambiarsi, hanno comunque rimantenuto la linea pulita, è interessante. Molti spunti interessanti, spero di poterli anche prendere un domani nel nostro percorso, insomma.